cittadini ottaurani, siamo qui oggi per manifestare il nostro disagio e scusatevi per quello che vi stiamo arrecando, ma comunque siamo costretti. Ci stanno continuando ad arrivare cartelle esattoriali non dovute. Questo percorso di verifica è un carrozzone nero che continua ad avere dei sistemi nuovi e poi si continua ad alimentare. Continuano a pignorare le nostre aziende, pignorano anche le pensioni dei nostri padri che sono stati lì, sono arrivati alla pensione i nostri padri con tanto sudore, ma ci vengono a bloccare tutto per che cosa? Non per un servizio, assolutamente no, ma solo per pagare dei debiti fatti, accumulati nel corso degli anni senza che le campagne siano bonificate. Siamo a giovedì 31 gennaio 2019, la annunciata manifestazione di protesta organizzata dal movimento Il Riscatto è cominciata. La città di Altamura è in un momento di difficoltà per quanto riguarda la gestione logistica del traffico, ma è tutto stato preventivamente organizzato, la forza pubblica, carabinieri, polizia municipale, polizia sono qui per verificare che tutto si svolga nel modo giusto e corretto. Il corteo è partito in mattinata dalla zona industriale di Altamura, è entrato nel centro cittadino dopo aver preso l'ingresso di via Gravina, ha percorso via dei Mille, poi viale Martiri e adesso sta scendendo da via Manzoni per raggiungere la cupola del palazzetto dello sport, dove ci sarà un incontro. Il movimento Riscatto protesta perché ci sono tante problematiche ancora irrisolte che danneggiano, vessano le attività lavorative della classe agricola. Noi cercheremo di raccogliere le testimonianze, non solo quelle dei contadini, dei referenti, dei movimenti che sono qui a protestare, oltre al movimento Riscatto, ma ci sono anche i sindaci, i primi cittadini di molte località che sono qui a dare sostegno e conforto alla classe agricola. Ciao, grazie di essere venuti con noi. Grazie a voi. Allora, la vicinanza dei primi cittadini dimostra che non dobbiamo dimenticare l'estrazione dei nostri territori, perché sono territori che grazie al lavoro di chi ci ha preceduto nell'agricoltura oggi hanno ancora una forte potenzialità economica. Dici benissimo, perché proprio questo è il motivo per cui i sindaci devono sentire la responsabilità di una discesa in campo. Noi siamo un territorio che si è sviluppato sull'economia dell'agricoltura e siamo comunque vocati all'agricoltura. Ci sono molti giovani che si approcciano a una nuova agricoltura che però non è possibile, perché non ci si può più rifare a una normativa vecchia e neanche più adeguata al momento. Oggi dobbiamo prendere in considerazione gli aspetti idrogeologici, i cambiamenti climatici, non possiamo più stare con la riforma fondiaria del 50, né con il regio decreto del 33 che ha istituito proprio gli enti di bonifica, perché questo è l'altro tema che vogliamo rappresentare. Enti di bonifica nati per la questione malaria e ad oggi non più attuali, non solo, enti che non provvedono a erogare i servizi per cui chiedono dei pagamenti. Allora
noi non possiamo essere lontani né dagli agricoltori né dalle cittadine e dai cittadini, perché soprattutto, ripeto, in queste nostre terre siamo anche un po' proprietari di terreni piccoli e tutti siamo stati chiamati a versare delle somme per benefici che noi non abbiamo o servizi meglio, chiaramente il piccolo proprietario terriero magari si vede recapitare a casa un pagamento di 50 euro e magari ottempera, ma ci sono agricoltori con grandi appezzamenti di terra che oggi soffrono anche i fermi amministrativi per creare problemi proprio all'agricoltura, per cui queste persone non possono andare avanti nella loro professione. Siamo contenti di essere qui e porteremo questa materia sui tavoli istituzionali ai livelli più alti. Ascoltiamo anche il sindaco di Poggiorsini. Vicinanza e condivisione. Non solo condivisione, ma parte da un presupposto importante. La vita è un giardino delle opportunità per tutti i cittadini, e questo lo dice un saggio contemporaneo, non lo dico io, lo dice il Papa. Per cui questa affermazione è ancora più valida per il mondo dell'agricoltura, per gli agricoltori. Perché? Perché loro sono ogni giorno a contatto con la madre terra. Per cui loro fanno il loro dovere, però le istituzioni a livello generale non sopportano questo lavoro che loro fanno, anzi sono vessate da gabelle ingiuste. Loro non chiedono elemosina, loro chiedono il giusto. Se il servizio viene fatto è chiaro che il cittadino agricoltore paga quello che è dovuto, ma non si può ancora andare avanti con queste pretese del consorzio di bonifica. Ma non è solo quello, le problematiche sono tante, sono anche quelle dell'Axilel, sono del PSR, eccetera, eccetera. Non mi dilungo perché oggi non è questo il tema da trattare. Il tema principale è che le istituzioni, che oggi siamo noi, quelle comunali, ma anche quelle sovracomunali, devono supportare gli agricoltori perché loro conservano e manutengono la madre terra che ci dà da mangiare. E l'asse trainante oggi, almeno dell'Italia e soprattutto del meridione, è l'agricoltura. Viva l'agricoltura. Michele Patruno, sindaco di Spinazzola, vi siete mossi anche da un'area molto legata al mondo agricolo. Sì, prettamente agricolo, devo dire, principalmente agricolo. Ci siamo mossi perché non si può essere indifferenti a questa problematica, una problematica che attanaglia l'agricoltura un po' in generale, ma questa in particolar modo sta contribuendo a rendere sempre più difficile anche il proseguimento di queste attività, perché molti veramente sono al collasso. Dobbiamo tutelare gli agricoltori, l'agricoltura, perché sono una risorsa, perché sono le sentinelle del nostro territorio e perché con il funzionamento dei consorzi di bonifica, che è quello che tra l'altro gli agricoltori chiedono, ma tutti quanti noi chiediamo, possiamo continuare a pensare che i territori, ma anche sotto l'aspetto idrogeologico, possano continuare a mantenersi, perché altrimenti senza le manutenzioni, senza i lavori, senza gli interventi che loro sono tenuti a fare, insomma, diventa tutto più complicato. È bastata una semplice giornata di pioggia la settimana scorsa per allagare le nostre strade, per allagare i nostri campi. Molti quest'anno non raccoglieranno il seminato. In rappresentanza del sindaco di Gravina c'è l'assessore Felice La Fabiana. Gravina è una città che ha una forte vocazione agricola, ma del resto un po' tutto il territorio murgiano che oggi viene qui rappresentato, e non solo, una classe agricola vessata, piena di oneri e con pochi onori. Certo, e infatti noi oggi siamo qui insieme, orgogliosamente qui insieme ai nostri agricoltori, per manifestare insomma tutto il loro disagio, la loro rabbia, perché non è giusto insomma che si pagano queste cartelle da parte dei consorzi, le richieste di pagamento da parte dei consorzi di bonifica, senza che ci sia una controprestazione.
le riteniamo cartelle illegittime e quindi noi siamo qui per dire, per chiedere la sospensione di quelle già emesse e l'annullamento di quelle da emettersi. Anche Minervino Murge mostra e si affianca con un gesto solidale con la presenza della politica e Massimiliano Bevilacqua, proprio in rappresentanza del comune di Minervino. Problemi che si ripetono, tornano e ritornano, però questi poverini sono sempre costretti a pagare. Abbiamo una situazione davvero difficile, gli agricoltori sono stanchi e non riescono a portare reddito nelle loro famiglie. Questo perché? Perché è ingiusto che paghino un balzello iniquo, una tassa che non può essere più sostenuta. Chiediamo alla Regione che intervenga immediatamente per una riforma strutturale dei consorzi di bonifica e che possa vedere finalmente interventi sulle nostre campagne che diano un nuovo vigore, una nuova forza al motore dell'economia regionale che appunto è l'agricoltura. Tutta l'area murgiana e se vogliamo un po' tutto l'asse di confine fra Puglia e Basilicata oggi assieme, direi che è anche una giornata storica. È una giornata storica ma che conferma la volontà da parte delle istituzioni locali, quelle più a contatto con i cittadini, di voler collaborare, di non voler vivere il loro ruolo, il nostro ruolo come arroccati nei campanilismi. Qui si parla di terra, di difesa del territorio, i territori confinano, quindi non al di là dei perimetri tracciati sulle mappe geografiche siamo un unico territorio e quindi i danni fatti al territorio dalle intemperie devono essere in qualche maniera governati e devono essere governati in maniera consensuale da parte di tutti i sindaci del territorio. Queste banconote di 1000 euro che la telecamera sta inquadrando sono, se vogliamo, una forma di provocazione e un titolo necessario per il pagamento delle cartelle esattoriali che garantisce la Regione Puglia, i consorzi di bonifica, eccetera, eccetera. È un messaggio che volete lanciare, insomma. Vi tocca pagare per dei servizi che in pratica non sarebbero mai stati erogati. Allora, questo sì, sicuramente è uno sfottò, come gli assegni, è uno sfottò per dire che falsi sono questi soldi, falso è il vostro servizio che ci avete prestato nei nostri territori. Continuiamo a dire che i nostri territori sono ampiamente con canali intasati, senza nessun servizio. Come avevo promesso, oggi c'è stata e c'è una mega manifestazione con centinaia di trattori, nonostante ci abbia anche un po' frenata la procura e la questura e il prefetto, in quanto erano 315 trattori, siamo riusciti a fare sfilare oltre i 200, non più di tanto, ma anche perché abbiamo civilmente capito che potevamo dare un grossissimo disagio alla cittadinanza di Altamura, che ce ne scusiamo ampiamente. Ecco, siete riusciti a coinvolgere non solo la vostra categoria, quella degli agricoltori, mossa attraverso l'associazione Riscatto e altre associazioni che hanno preso parte a questa giornata di protesta, se vogliamo anche civile, perché di fatto si è svolta in tutta tranquillità. La vicinanza della politica è però spesso una cosa istituzionale, sti gonfaloni, sti sindaci, ma alla fin fine vi daranno una mano concreta? Spero di sì. Noi abbiamo pensato ai sindaci, come spesso diciamo noi del Movimento Riscatto, perché i sindaci sono l'istituzione del territorio dove ogni cittadino per prima si deve rivolgere e viceversa il sindaco deve dare la sua vicinanza al proprio cittadino. Oggi sono presenti con noi sei sindaci del territorio, i sindaci murgiani,
dove faranno davanti a tutti un consiglio comunale aperto, dove si produrrà un documento di tutti e sei i comuni, dove attesteranno quello che in realtà stiamo dicendo da mesi, che nei territori c'è un totale abbandono dei territori, dei canali. Questo documento verrà prodotto sia alla politica nazionale, cioè al governo, sia a quella regionale. Stiamo aprendo questo varco, oggi non è l'ultimo giorno, ma è l'inizio di una vera battaglia sui tributi del Consorzio di Bonifica. Gravina, Santana, Altamura, le comunità di Lungati, La Potenza, La Verna, Mendoza, Palazzo, Orsina, Matera, Grassano, Brottole, Miglionico, grazie a tutti. Pietro Ricci, presidente dell'associazione Tavolo Verde di Taranto, non è un'associazione ludica dove si gioca a carte. Per verde si intende davvero quello che è il nostro territorio, l'agricoltura. Voi avete dei documenti importantissimi nei quali il Tribunale con i giudici si è espresso nei confronti della politica che ha vessato la vostra categoria con delle cartelle ritenute non giuste e non valide. Però qui c'è un ping pong terribile. Annullare queste cartelle significherebbe, lo diciamo, per i politici che dovessero annullarle, pagarle di tasca propria. E siccome in Italia sappiamo che lo scaricabarile vige e prevale su tutto, in questo caso, ahimè, sono proprio quelli che compongono l'anello più debole del problema a dover pagare il tutto. Io come Presidente rappresento tutta la Puglia come Tavolo Verde. Noi abbiamo iniziato nel 2015 questa battaglia, però deve passare un messaggio, perché la politica e i cittadini pensano che noi non vogliamo pagare. Noi vogliamo pagare il giusto, ma nel momento in cui ci diano un beneficio, che abbiano fatto i lavori, abbiano messo in sicurezza il territorio, puliti i canali, tutto questo. Tant'è che noi abbiamo fatto i ricorsi in tribunale. Abbiamo vinto centinaia e centinaia di ricorsi, non è che è un solo ricorso. Su Taranto ad esempio abbiamo quasi il 90% di cause vinte, su Bari stiamo vincendo. Il problema è uno solo: se loro avevano intenzione la politica, perché gli errori li ha fatti lei, perché in questi anni non poteva tenere per 15 anni un commissario, vari commissari che si sono alternati. Bisognava fare un programma triennale, presentarlo agli agricoltori, fare in un bilancio senza finanziarlo, fare le opere e poi chiamare il contribuente a dire: io ti ho pulito i canali, ti ho messo in sicurezza, ti ho dato un beneficio, mi paghi il giusto. Invece qui si sta facendo l'opposto, prima vogliono incassare e poi fare i lavori. La procura, noi abbiamo fatto alla procura un esposto denuncia. La procura ha risposto, ha detto il reato non c'è estorsione, però ha detto una cosa importante il GIP prima di archiviare, perché questo messaggio deve passare. Il GIP ha detto una cosa precisa: il garante del contribuente di Bari ha risposto dicendo che le cartelle sono irregolari, e il GIP ha detto: attenzione, oggi non sapevate, ma domani quando emettete le cartelle, attenzione quando le emettete, che si può alterare il casino di essere processati qualcheduno. Perché qua qualcuno si deve prendere le responsabilità, non è possibile scaricare sempre sull'anello debole. Il signore che qui al mio fianco è un condottiero, un guerriero instancabile a difesa e a tutela della categoria, ma di tutti i problemi che hanno vessato gli agricoltori in lungo e in largo. Ma il tema dei consorzi di bonifica, delle cartelle e le conseguenze che ha causato anche l'incuria dei canali di bonifica, ricordiamo le alluvioni nel Metapontino, nella fascia ionica tarantina, ecco, sono storie che ci riportiamo avanti nel tempo. È una situazione, diciamo, insopportabile e sembra quasi una presa in giro. La crisi nelle campagne, invece di retrocedere, aumenta, e come se non bastasse, non c'è solo una crisi di prezzo, gli agricoltori sono taglieggiati in realtà dalla speculazione finanziaria e sui prezzi al campo, ma le istituzioni non solo non fanno il loro dovere, ma pesano sulla vita concreta delle comunità rurali in maniera insopportabile.
insopportabile. I consorzi di bonifica sono solo un esempio. Potrebbero, dovrebbero essere un grande strumento per la gestione del territorio e un grande strumento di servizio per la garanzia che il territorio venga gestito adeguatamente. In realtà sono solo dei carrozzoni clientelari che hanno accumulato una marea di debiti. Noi chiediamo, pretendiamo la riforma, pretendiamo prima di tutto la riforma dei consorzi di bonifica, lo pretendiamo, voglio essere chiaro, dalla regione ma anche dal governo nazionale. Cioè, noi non abbiamo mai accettato l'idea dello scaricabarile: per il governo è colpa delle regioni, per la regione è colpa del governo, una volta uno che è in maggioranza poi va in opposizione è sempre colpa di qualcun altro. Noi pretendiamo da tutti che facciano il proprio dovere, esattamente come gli agricoltori fanno il loro e i cittadini che abitano le aree rurali che dovrebbero essere serviti fanno il loro. E oggi siamo qui con una proposta precisa, compiamo un atto preciso, i sindaci di questo territorio, che delle comunità, al di là di quale colore politico rappresentino, sono i rappresentanti istituzionali, gli agricoltori e i sindaci insieme compiono l'atto di chiedere alla regione una prima cosa: lo stop immediato alle procedure esecutive, l'annullamento di tutte quante le cartelle che non siano garantite da servizi reali. Ma oggi compiamo un'altra operazione. Da oggi qui ci sono delegazioni anche da altre regioni, da tutta la Puglia, dalla Basilicata. Mettiamo in piedi il coordinamento nazionale per la riforma dei consorzi di bonifica e della legge sulle calamità, e soprattutto ci fissiamo un appuntamento per indire una grande manifestazione nazionale unitaria del nord, del sud, del centro Italia, delle isole, perché è l'ora del riscatto. Ma la riforma nazionale potrebbe essere un'opportunità anche per regioni come quella siciliana o la Puglia, che hanno grandi difficoltà su alcuni territori dove addirittura i consorzi sono commissariati. È evidente che però, rispetto a quelle che sono le regole attuali, comunque ciascuna regione deve provare a fare il meglio, il massimo, al fine di ottimizzare risorse e di rendere vive e vitali delle strutture che un senso sul territorio possono averlo. I consorzi di bonifica, dove funzionano, svolgono bene un'attività non solo a servizio degli agricoltori ma anche a difesa del territorio stesso, quindi del suolo. Questo lavoro richiede organizzazione, richiede possibilità finanziarie e richiede anche una legittimazione complessiva che deve essere quella istituzionale. In Puglia viviamo anche questa difficoltà, cioè non sempre i consorzi vengono riconosciuti come qualcosa di utile. Allora, il nostro compito è stato quello di scrivere delle nuove regole. Ovviamente queste regole devono essere piano piano metabolizzate, stiamo investendo tante risorse. Dobbiamo avere, credo, anche la saggezza però di ascoltare le proteste che arrivano dagli agricoltori, che vogliono vedere realizzate quelle funzioni che, diciamo, tanto vengono, non dico vantate, però diciamo, vengono illustrate, che in alcuni casi però non sono concrete e visibili. Io voglio capire bene qual è la disponibilità anche degli agricoltori a reinvestire sul tema dei consorzi, perché se deve essere un continuo inseguimento in cui passa il principio che nessuno paga mai e tutto paga il pubblico, sinceramente è una cosa che forse la Puglia non può permettersi. Se c'è la disponibilità, a fronte di lavori, di opere, di realizzazioni concrete, a fare assieme un percorso, allora io sono disponibile anche a fare nuovi investimenti, a mettere nuove risorse, a condizione, ripeto però, che si instauri un ciclo virtuoso, ecco, e non una continua rincorsa alla possibilità di, diciamo, fare cose che da altre parti semmai avvengono in maniera normale e naturale. Un'agricoltura che ha bisogno di essere un po' rinvigorita da regole nuove, ci reggiamo su regole del dopoguerra. Oggi l'agricoltura, è vero, bussa alla porta della politica, però la politica non riesce a dare risposte concrete. È in atto un cambiamento strutturale, sia da un punto di vista climatico, sia da un punto di vista commerciale, sia da un punto di vista anche tecnico, per come poi l'agricoltura si sta trasformando. A fronte di questo, molte imprese sono in grado e sono state in grado in questi anni di adeguare anche i sistemi produttivi. E d'altro canto, la burocrazia invece credo sia stata troppo lenta e in alcuni casi di aggravio alle dinamiche complessive del sistema dei produttori, quindi anche poi di tutto quello che indirettamente è agricolo. Il nostro compito dovrà essere quello di fare un lavoro in più da questo punto di vista, cercando di semplificare la vita a quanti oggi semmai invece che lavorare sono qui costretti a stare convenuti con i sindaci, gli amministratori, un po' per protestare, un po' per proporre.